Al mio vicino Maurizio, lì ti ho appeso i soldi della spesa nel sacchettino, grazie. Il nostro vicino di casa ha fatto la spesa stamattina. Sono con Andrea Capaldi. Ti saluta il Maurizio Scandroglio. Anche a lui un grande abbraccio. Un grande abbraccio da Andrea. Ciao Dopo? Giovanna. Ciao, Come ciao. stai? Sto bene, sto bene. Allora, dato che il mare è chiuso, abbiamo deciso di venire noi da voi perché ci mancate molto. E quindi inauguriamo questa serie di telefonate, di videochiamate che abbiamo chiamato Mare ti chiama. Ma che voglia di tornare lì da te, da te. La ricordi la canzone? La conosci? No, io non sono molto canora, confesso. È uno dei miei limiti. Cosa stavi facendo? Adesso? Stavo facendo le parole crociate. Poi devo sistemare una spesa che mi è arrivata oltre a quella che mi ha portato Maurizio. Sono arrivati i mercati contadini, che sono una serie di gruppi del gas che si sono organizzati per portare a domicilio di piccoli produttori. E quindi li stai sfruttando questa possibilità. Bene, Sì. e ti trovi bene. È all'inizio per loro, perché prima facevano i mercati e adesso non possono più farlo, è l'inizio per noi, quindi ci stiamo un po' vedendo, ma sembrerebbe di sì. Ma pensi poi di utilizzarli anche dopo, Sì, oppure? perché sono piccoli produttori, non tutti biologici, però con prezzi onestissimi. E poi se funzionano, sì, senz'altro, senz'altro. Perché uno, vabbè, adesso ci diamo una mano a vicenda, loro vengono da noi e noi dobbiamo solo che ringraziarli che vengono a portarci le cose. E quindi, perché poi sono cose fresche, che sono le cose che si deperiscono prima. Quindi non state uscendo voi di casa. Noi no, no, mia figlia ci ha proibito di uscire e noi stiamo obbedendo. Tu sei con Vittorio, è lì con te. È qui con me, sì, Vittorio è qui con i suoi quotidiani, che anche quello ha trovato un sistema per farsi riportare a casa. C'è un'edicola qui, in via San Giusto, angolo via Novara, che ce la porta tutti i giorni, tra la domenica, e oggi è andata una ragazza dei suoi a prendere con lui, perché senza i suoi giornali cartacei lui non può stare. Quindi i vicini vi aiutano. Sì, molto, molto, molto. Poi è bello perché ci sono. Non sono sempre i soliti, non è che sono proprio vari. Abbiamo tutto un gruppo di persone che ci dice, anche ieri un'altra Ivana è andata a fare la spesa, ci ha detto che andava a fare la spesa, se avevamo bisogno di qualcosa, quindi no, funziona molto bene. E voi come ricambiate? Avete avuto modo di ricambiare magari con qualche ricetta, con qualcosa oppure? No, per adesso secondo me non stiamo ricambiando per niente, ma come io dicevo loro prima, se mi capitava di fare qualcosa per loro, ci sarà un tempo in cui, adesso è il nostro momento. E devo dirti che all'inizio io ho fatto fatica a essere aiutata, a accettare questa cosa di essere aiutata, perché di solito è un po' il contrario, anche se è una parola grossa, troppo impegnativa, così, però. E tanta, non so, mi è capitato in varie situazioni che c'era qualcuno che diceva: ma beh, come possiamo ricambiare? E dicevo: no, guarda, tranquillo, che poi ci sarà il momento. È arrivato. È arrivato. È arrivato. Hai paura, Giovanna? Ogni tanto sì, ogni tanto ho paura, mi viene un po' d'ansia e poi me la faccio passare in qualche modo, insomma. Non prendo però nessun farmaco che aiuti, con nessun aiutino, diciamo. Mi aiuto un po' con la respirazione, oppure, non so, anche facendo una telefonata con te fa bene, Sì. e anche vedendo i vicini fa bene, e vedendo i nipotini fa benissimo. Anche un bel film fa bene, non so, ci sono una serie di cose che fanno bene. E poi c'è Vittorio che fa bene anche lui. Lo spero bene. Me l'ha suggerito lui però, eh? Non arrivava da te.
Ma ci sono degli appuntamenti con i vicini quotidiani? I balconi alle 18, che cosa succede? All'inizio ci sono state, diciamo, delle cose, diciamo, ci siamo aggregati a cose nazionali e regionali, e sono state fatte parecchie cose piacevoli. E poi dopo si è un po' perso, ma secondo me qui c'è una situazione che se viene lanciato da qualcuno si fa. C'è un signore che non abita qui, ma qui vicino, che per tanti giorni è arrivato alle 6 del pomeriggio, lui arrivava con la sua macchina, usciva dal box e cominciava a mettere su canzoni ad alto volume. Prima l'inno e poi... Prima l'inno, Fratelli d'Italia e poi... L'inno. Sì. E allora ci facevamo, insomma, ecco, questa era un'iniziativa di un altro abitante, ecco. Sì. E poi, no, ci si scambiano consigli, anche adesso i social sono diventati più social di servizio e meno di discussione, anche spiacevoli a volte, che c'erano prima. E ci sono dei toni molto più di solidarietà e di servizio, sì, sì. Meglio, ma molto bene. È una buona cosa, sì, sì. Speriamo che si mantenga questa abitudine. Infatti, ma è com'è che si diceva, mai più, non sarà più come prima. Non sarà più come prima, speriamo che alcune cose rimangano. Di quello che stiamo facendo adesso, io su questo sono un po' incerta, se davvero siamo capaci di aver imparato una lezione. Sì, e, non si tornerà alla normalità perché prima non era la normalità. Questo è un modo di pensare, ma io a volte prima non capivo più quale fosse la normalità. E quindi adesso vedremo, sarà comunque una bella scommessa questa cosa qui. E poi vabbè, c'era quel ragionamento che facevo sul discorso che non sarà più come prima, che io è una dimensione che mi apparteneva anche prima in un contesto diverso, sul fatto di affrontare la vecchiaia, perché ed è difficile, lo dico con le categorie di prima, per poi applicarla adesso. Tante volte io e anche gli altri miei amici coetanei vedo che ragioniamo sempre come se fossimo quelli di prima, non lo siamo più, ma non per il coronavirus, per l'età, per una questione anagrafica. Ed è difficile accettare questa, come dicevo anche aver dovuto accettare di essere aiutata, non è poi così scontato. Oppure dei limiti fisici, non so, non è facile e quindi io già prima mi dicevo non sarà più come prima, adesso questa stessa frase me la vedo riproposta per il coronavirus, non ci sarà più, e sarà difficile anche per quello, sarà difficile anche perché noi abbiamo comunque delle coordinate interne, è vero che stiamo passando un periodo difficile, drammatico, di ansia, di paure, ma poi dopo, che davvero sia interiorizzata questa cosa, è difficile da interiorizzare, non la do così per scontata questa cosa. Capisco molto bene. E quindi come lo vedi il mondo quando sarà passato tutto questo? Come ti vedi nel mondo dopo che sarà passato tutto questo? Sinceramente non lo so. E questa cosa ti fa star bene o ti mette paura? No, penso che bisognerà affrontarla momento per momento. Io per fortuna ho i miei affetti che mi sostengono molto e ci sono tante cose che mi sostengono, non so, anche questa cosa dei vicini, non so come dire, ci sono tanti gesti. O anche soltanto sentire anche dai giornali, anche se io dai notiziari, da tutto quanto, ci sono tante prove di, cioè come se si venissero fuori delle persone su cui poter contare, anche in Italia proprio, parla dell'Italia,
E questo ti dà un respiro, dice ci sono queste persone qua. Il problema è che io in questi anni ho spesse volte le persone su cui io pensavo di poter contare non sono state quelle scelte degli altri. Quindi c'è un discorso sempre della democrazia, della famosa democrazia, che in questi anni qui noi abbiamo capito a nostre spese di cos'è la democrazia, perché non corrisponde le scelte che sono state fatte dalla maggioranza degli italiani non sono state le scelte che avrei fatto io. Ma detto ciò, io vedo delle persone, secondo me si vedono ormai delle persone che potrebbero essere, avere una capacità da leader, non so che altre parole, cioè da riferimento per uscire in un modo di qualità. Fammi un esempio di una persona. Non so, ci sono, non so, da questi virologi, non so che si ne, questi personaggi, non so, Alberto Mantovani, ne hai mai sentito? Che è una persona molto riservata, molto umana e molto professionale. È una persona che ti viene da dar fiducia a livelli alti, non so, anche a livello di economia, di economisti. Ci sono delle persone, adesso a me i nomi non vengono, però alcuni ci sono, a me piacciono, ci sono delle persone che mi piacciono. E poi lasciamo stare i politici, che forse in un altro momento, non è questo il momento di dirlo. E comunque mi sembra tutto sommato che anche il governo, con tutti i limiti che ha in questo momento, sta facendo tanto e ne usciremo fuori più forti. Spero tanto che sia così. Io non sono quella che dire andrà tutto bene. Io spero che andrà tutto bene. Spero tanto che andrà tutto bene. Posso salutare Vittorio? Certo. Adesso, ciao Andrea, ciao, ciao. Ciao Giovanna, ciao. Grazie. Grazie a te, di cuore. Ah, proprio vi date il cambio sulla sedia. Sì, c'è la sedia. Alza un po' la telecamera così ti si vede bene la faccia. Ciao Vittorio. Devo spostare? No, ecco, così, perfetto. Così? Benissimo. Che bello, va benissimo. Ok. Che belli che siete, all'aria aperta. Ah, sì. Oddio. Sai una cosa che è giusto un po' di aria aperta eccetera, una cosa molto simbolica ma nel senso che molto reale, che da qui si vedono e si sentono e si vedono scendere gli elicotteri nel piazzale del San Carlo qui dell'ospedale qui, abbastanza diciamo che vabbè. Cosa provi? Quando una cosina in più, diciamo, no? Rispetto nell'ambito del clima in cui siamo, che più ci penso, più ci pensiamo insieme con Giovanna, con chi ci sentiamo, con chi abbiamo così voglia di parlare o di riprendere a parlare in questo momento, che tra l'altro è una delle caratteristiche dei tempi lunghi, diciamo così, di questo momento, per cui quello che si diceva, che appunto si riprendono dei rapporti con i quali viene spontaneo ovviamente nell'ambito della ripresa di rapporti di andare a toccare la motivazione che ci si fa rincontrare, che è questa, e questa ti produce delle in modo assolutamente spontaneo approfondimenti, sensazioni intorno a quello che sta succedendo, che nella sua pesantezza, gravità, sorpresa, anche
Ecco, non so, per esempio, non, ne sto parlando con te adesso, ma per esempio non mi è ancora mai capitato di soffermarmi a pensare una cosa banale, ma la sorpresa, nel senso che sì, l'avevamo sentito cominciare in Cina, tutti dentro, tutti chiusi, eccetera, eccetera, e da una settimana all'altra tombola. Ma se ti avessero avvisato, che cosa avresti fatto prima di rimanere chiuso in casa? Non lo so, Andrea, non, a proposito di sorpresa, non lo so, nel senso che perché hai voglia di fare. Cos'è? Se ne parlava ieri con altri amici, giusto? Non so, ipotesi di paragoni, non so, Chernobyl, no? Io mi ricordo, Chernobyl, ero ovviamente un po' di anni fa quando è successo, e sarà una cosa banale, ma io mi ricordo che l'attenzione che veniva diffusa come attenzione da avere era lavate bene l'insalata, insomma, no? Ecco. Me lo ricordo. Ero No? piccolo, ma me lo ricordo. Te lo ricordi? Ah beh, sì, tu poi eri piccolito, forse, perché c'è un po' di differenza di età. E io avrò avuto 10 anni. Che anni ero? Che anno era Chernobyl? Che anno era? Giovanna, ti ricordi che anno era? Sì, era l'anno che è morto mio papà, era l'86. Ah, ecco, tu ti ricordi, 86, vedi, mi dice, lo collega al morto di Io suo. 8 anni avevo. La figura di Dio, ma che giovane che sei. E quindi ecco, per esempio, il fattore, perché si chiama così, sorpresa, per esempio, no? Che cosa me suscita, che cosa ti mette in moto, eccetera, così. Cosa rimarrà secondo te nella tua memoria di questi giorni? E beh, mi viene a guarda, niente, adesso, proprio perché ne sto parlando con te, da un lato proprio questa cosa di essere stati sorpresi da una cosa, mi viene da dire immane, è un aggettivone forse buttato lì così, eccessivo, non eccessivo, no, adesso no. Non mi ci faccio sopra le storie, ma questo da un lato, e insieme quello che a cui accennava anche Giovanna, quello che sta facendo succedere nei rapporti tra le persone. In questo poi io lo amplifico, me lo coccolo un po', ecco, questo dato, perché lo sai, no, con i miei passati, ricerca, sociologia, eccetera, così è un po', sono un po' le mie attenzioni, le mie passioni. Attivismo, Come? il tuo attivismo. Sì, legato appunto a queste cose che mi hanno sempre appunto appassionato fin da veramente, vedo, quando eri piccolo, insomma, anch'io ho cominciato a interessarmi di politica, tra virgolette, che avevo 16 anni, quindi insomma ne sono passati 60 e rotti, quindi insomma. Questa è una roba che ci ho appiccicato addosso, e quindi, legato, tornando a bomba, ecco, questa cosa dei cambiamenti nei rapporti tra le persone, con il punto interrogativo appunto se questo cambiamento lascerà
dei semi, dei sintomi, delle modalità di comportamento a fine virus o meno. Ecco, questo è ovviamente così, vi voglio dire, vediamo di vedere se ci possono essere degli strumenti, qualcosa che possa facilitare questa possibilità dopo. È tutto. Quali possono essere questi strumenti? Delle reti solidali, per esempio questa cosa dei cesti sospesi. Sì, sì. Fino ai più deboli e più fragili. Sì, sì, ecco, questo potrebbe essere, per esempio, pensa solo, non so, io mi sono trovato per rapporti concreti, ma sono cose tutto quello che queste tante cooperative sociali stanno facendo, stanno producendo progetti, persone impegnative su questi progetti di aiuto per i più deboli, per chi è in difficoltà varie, di vario tipo, eccetera. Se cambiasse anche un atteggiamento e un comportamento nei confronti di queste persone, che intorno alle quali, non so se è capitato anche a te, ma a volte vengono accusate di speculare, di fare profitto sulle disgrazie degli altri, no? Ecco, questa è una cosa che ti sconquassa il panorama, insomma, no? Di quello che sarebbe necessario, perché se ci sono appunto, invece forse appunto se questo clima cambiasse anche in questo senso, sarebbe già significativo, poi è una questione di fiducia, secondo me. Sì. Le persone e le istituzioni. Certo, e qui adesso a questo proposito poi si innescano in modo realissimo gli interventi di carattere economico che sono poi assolutamente fondamentali a proposito di fiducia, perché se non c'è un intervento, ti ripeto, mi viene in mente, scusa il salto, ma semplicemente perché ho visto un appello firmato anche da Pisapia, che ha concluso la sua campagna, ti ricordi lì a Mare, quando c'è stata le elezioni europee, un appello italo-tedesco che fa riferimento alla solidarietà europea, eccetera, l'entità dell'intervento economico deve essere così importante che se non è veramente complessivo e scala continentale, non su scala sì appunto, perché non so, dico, da quello che si sente c'è veramente bisogno di una quantità di liquidità concreta, di liquidità da un lato e di programmi, progetti di velocità di intervento per evitare il massacro, insomma, perché non so, sentendo anche questo, rapporti, amici vicini, lontani che abbiamo ricontattato in questo momento, c'è da farsi venire il brivido ai polsi, insomma, no?
per cui risaltando il rischio di una bomba sociale è, sì, 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 abbastanza reale. Sì, 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 con tutto quello che ecco, non so, segue, perché non so, appunto, viene a pensare delle cose catastrofiche che è meglio non toccare, non so, tipo c'è stato, dato che abbiamo una giustizia che lavora di 20 anni in 20 anni, c'è stato, hanno richiesto recentemente non so, perché era ancora in ballo, sto parlando della Balzarani, delle Brigate Rosse, che doveva, gli hanno chiesto una testimonianza, perché lei ormai è libera, eccetera, così. Gli hanno chiesto una testimonianza e la ragazza ha utilizzato la testimonianza, per farlo, letto una settimana fa, per fare una dichiarazioncina legata alle possibili connessioni di sconquassamento sociale a cui facevi riferimento, che fa venire il brivido nella schiena, ma vabbè, non pensiamole tutte, perché sennò vabbè, insomma. E invece, saltando i pali in frasca, dentro le cose belle di mare, e soprattutto quello che sai che mi piace, per cui mi piacete di più nello specifico, è la musica, il jazz, la musica classica, eccetera, è stato carinissimo. Ho incrociato e poi ci siamo sentiti Lucia Martinelli, certo. Ha fatto, non so se hai visto i suoi concerti casalinghi, certo, li hai visti? Certo che li ho visti, bellissimi, in diretta. In diretta, carinissimi. Proprio Coccola, sì, sì, sì. Santo Dio. E così, per fortuna, poi che ci sono appunto queste persone e ci siete anche voi. Cosa ti manca di più di mare, quindi la musica? Beh, sì, no, ma adesso mi manca, la situazione in sé, che mi accompagnava dalla mattina, quando aprivo la finestra della camera che dà proprio su di voi, quindi era una mancanza fisica che adesso mi affaccio e vedo le poltrone bianche e nere vuote, e così mi viene un po' uno stringi, insomma. Capisci? Lo dici. Immagino, appunto. E poi nello specifico sì, la musica, ma non solo, il fatto così del tipo di... Ecco, una cosa che temevo, per dirti proprio sinceramente, a un certo punto, insomma, temevo una cosa che per fortuna non si è verificata, perlomeno questo mi sembra, questa è la mia sensazione, che il tipo di frequentazione in mare... tanto per non far paragoni, non so, un po' tipo Cascina Cuccagna, ci siamo capiti? Un po' così, un po' d'élite, un po' fighettino, un po' così. Ecco, invece ecco, questa cosa mi sembra che non ci sia, e questo per me questo è importante, insomma. Moltissimo. Era quello che volevo, e per fortuna si è realizzato. Perché abbiamo appunto tutti. Perché appunto dire appunto così in periferia, sì, certo. però poi dopo se si innescano, se si fanno delle proposte che ti canalizzano persone, interessi, giri, eccetera, eccetera, di un certo tipo, e voglia dire sì, ma io sono figo perché propongo le cose in periferia. Sì, però se viene poi frastornato da
E invece appunto, è bello, è significativo, insomma. Se dovesse capitare che riscontri un cambiamento, vieni a bacchettarmi. Ah, ti giuro, certo. Così come, così, ma lo sai che a proposito, è da ridere come bacchettamento, ma per esempio, io sulla comunicazione ho qualche fissazione, eccetera, e all'inizio, per esempio, i vostri programmi erano illeggibili e incomprensibili, la stessa cosa, insomma. E invece nelle ultime due edizioni o tre, insomma, invece sono. E tra l'altro, sai, mi viene da ridere, ma l'edicolante che adesso mi porta i giornali a casa la mattina è quello, che è quello, hai capito qual è? Quello all'angolo qui, San Giusto Novara, eccetera, è quello che tutte le volte li ha appreso, mi chiede l'andamento delle pizze, eccetera, eccetera, le cose, come vanno le cose, tiene i programmi, tutte le volte i pacchetti che glieli porto, lui non solo li dà, ma li mette sul piatto dove si mettono i soldi, li lascia lì, capisci? Non lo sapevo. No, mi viene da dire perché è lo stesso, è l'edicolante in cui io non vado a prendere i giornali, perché solitamente vado da quello di là, dopo la farmacia, verso via Miglia Lira, quell'altra edicola, a cui porto anche lui è un fruitore dei programmi che porto in giro. È così. La prossima volta ti accompagno, così li conosco. Ah, sì, certo. Sì. Grazie Vittorio. Ok, ciao caro. Ciao, ciao. Grazie mille. A presto. A Un presto. po' più forti di prima. Speriamo davvero. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.